Faccio migliorare. Per evitare che dicevo, appena sono arrivato qui, credo che questo è un capitolo ultimo della mia esperienza dopo tanti anni. Non mi sarei mai aspettato di trovarmi di fronte ad una situazione come questa. C'è una persona che mi dice, ma credo che sia così, che è il figlio di una persona che abitava qui, in questo rudere, quando questo bene svolgeva la sua funzione per cui era nato, cioè voglio dire la depurazione delle acque fognarie del comune di Aversa, Carinara e Gricignano, cose che durò poco tempo, perché adesso le acque hanno un altro percorso per la depurazione, non vengono più qua, tant'è che noi abbiamo comprato questo bene, lo abbiamo inserito in un progetto di rivalutazione del territorio, quindi è diventata area edificabile, perché qui il comune di Carinara intende che si sviluppi un quartiere civile e moderno, voglio dire, come si conviene, piuttosto che stia così abbandonata a se stesso. Questa persona dice di essere, in quanto figlio del custode, diciamo, degli impianti, si dice che lui da 30 anni possiede questo bene pacificamente senza che gli sia stata mai contestata, che è una grande sciocchezza, una grande bugia, perché a partire da me, alle forze dell'ordine, voglio dire, ma ai cittadini anche di altro territorio, i frontisti, questi di Gricignano, sanno benissimo che qui non c'è stato più nessuno da tanti anni. E quindi questo signore ritiene di voler invocare gli effetti della usucapione, cioè il possesso incontestato, protratto nel tempo, fa diventare equivale a proprietà. E quindi voglio dire c'è un tentativo un po' maldestro, io credo, di accaparrarsi di un bene che non appartiene a questa persona, perché la famiglia sloggiò appena il papà, mi pare, fu messo in pensione dal comune di Aversa, lasciò questa casa, anagraficamente lo troviamo questo nucleo familiare addirittura residente e abitante a Carinara, vi sono prove incontestabili che questa persona non è stata mai più qua dentro. E questo stamattina, voglio dire, per fare un atto di forza, o pensando che nessuno se ne accorgesse o nessuno reagisse, opera una recinzione qui, sia pure con rete metallica, che è il segno della dimostrazione di una proprietà. Dice, se mi va bene questa cosa, vuol dire che uno degli esempi più importanti li ho dato, che nessuno me l'ha contestato, perché si vede che è roba mia. Ovviamente le forze dell'ordine del comune di Carinara, ma anche i cittadini, soprattutto di Gricignano, che questa purtroppo è una zona un po' periferica per noi, è un po' più gricignanese tra virgolette, perché ci vivono qua, no, questo non lo hanno consentito, non lo consentiamo, abbiamo invitato la persona a rimuoverlo, c'è un avvocato che lo difende, che tentava di convincerlo a resistere in questa manifestazione indiretta di proprietà. Noi invece abbiamo invitato e stiamo provvedendo con ordinanze formali e notificate che poi manderemo ai carabinieri e alla Procura della Repubblica, imponendo l'eliminazione. Ma in questi minuti vedo che lui spontaneamente sta eliminando questa barriera, voglio dire, e mi auguro che io non debba essere costretto a denunciarlo anche penalmente per inosservanza agli obblighi di legge. Poi se loro andranno avanti sarà il giudice
con tutte le prove che si dovranno presentare, ma soprattutto da parte loro, voglio dire, dimostrare che non siamo noi i proprietari, ma è il proprietario questo signore. Noi abbiamo un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, che il comune di Aversa ci ha venduto questo bene ad un prezzo anche abbastanza sostenuto. Io ho fatto comunque un debito di oltre 500.000 euro, 530.000 euro per acquistare questo bene. Ma al di là del costo che abbiamo fatto, questo rientra in un progetto di rilancio di questa zona, deve venire un quartiere modernissimo qui, unitamente al comparto della Curia, qui c'è un terreno anche di proprietà della Curia, sono circa 30.000 metri che unitamente all'area commerciale che verrà un po' più avanti dovrebbe essere un po' il segno della Carinara degli anni futuri. Ecco, per questa ragione credo questo bene va difeso fino alla morte.